Luigi Vitale è titolare dell'agenzia Vitale Immobiliare che opera qui a Lecce. Come è iniziata la sua attività? Iniziata nel 1991 in maniera un po' occasionale, per poi svilupparsi negli anni, quindi in maniera più attenta. Nel 2005 inizio anche a svolgere l'attività in campo estero, formazione alla base, quindi come agente immobiliare internazionale, sia IPS e TRC. Grazie a questo l'evoluzione, quindi anche attraverso notizie nuove, mi permettono di arrivare anche a proporre il nostro territorio verso l'estero. Mercato immobiliare, che fase sta vivendo? A livello nazionale e ovviamente qui nella nostra regione. Diciamo che il mercato a livello nazionale è ancora un po' statico, a parte qualche città importante. Per quanto riguarda la Puglia viviamo un momento positivo, grazie anche alla promozione fatta in maniera attenta. Il Salento vive tra le altre il momento più importante, quindi una dinamicità abbastanza importante. Il rischio è quello del fai da te, ovviamente bisogna rivolgersi ai professionisti. Certo, il professionista è fondamentale, in questo caso un agente immobiliare professionale deve dare delle garanzie sia per chi si avvicina all'acquisto della casa e chi si avvicina per la vendita. In casi specifici è necessario fare una due diligence documentale, quindi guardare attentamente la documentazione, verificare il valore equo di mercato e fare molta attenzione anche alla buona fede delle persone che anche attraverso delle eredità hanno proprietà che non conoscono e quindi è necessario assisterli nella fase principe di tutte le attività. Lei prima ci parlava del fatto di essere un agente internazionale nel settore immobiliare. Diciamo che questa certificazione è poco nota perché viene data negli Stati Uniti, è il CIPS, Certified International Property Specialist, e il TRC che ci permette di essere referenziati, quindi tra colleghi e agenti immobiliari in campo internazionale c'è una garanzia di tutela per il consumatore. Grazie. Prego. We'll be right back.